Benvenuti in un nuovo backstage. Benvenuti. Qui su Around the Valley. Qui staranti chiedendo perché siamo in cucina e che cosa stiamo facendo. Mi hanno messo qua per sbucciare delle cipolle. Ti fanno piangere le cipolle? Oddio, non lo so, da solo ti fanno piangere quanto l'amore. Ti fanno piangere quanto l'amore. E voi vi chiederete per quale motivo abbiamo comprato le cipolle? No, non ve lo chiederete perché avete già visto il video su Space Valley. Dove avrò sofferto tantissimo e non so se è andato tutto. Perché tutto giustamente verso. Devi ancora. È bella questa cosa che i backstage, no? Sono prima. Spesso anticipano sì. La puntata qui. Però io come faccio, ma come faccio a prendere a morsi un cipollotto di questo? Sono problemi tuoi. L'hai proposto tu? Non l'ho proposto io. Ti sei offerto volontario? Non l'ho proposto io. Tonno, prima abbiamo. Ma non è vero che mi sono offerto volontario? Ma non è vero! Chi va a mordere le cipolle per poi alitare in faccia adesso nel Cesare? E Tonno ha fatto una manina. E Dario ha detto: secondo me, Tonno saresti perfetto te. Io ho detto: no, non sarei perfetto. Lui ha detto: saresti perfetto te. E alla fine ha convinto tutti gli altri. Diciamo le cose come stanno. Io sono stanco di falsità su questo canale. Tu hai alzato la manina e detto, ragazzi, vabbè, secondo me la persona più congeniale Bugiardo! A coprire questo ruolo sarei io. E io ho detto, vabbè, Tonno hai ragione. In effetti, io mi dissocio da queste dichiarazioni. Voglio un avvocato. Grazie, Tonno, per esserti offerto volontario. Io ti vengo a cercare a casa. Okay, allora, ti aspetto solo. No, no, c'è poco da aspettare a casa. Con la mazza, c'è poco da amici, con la mia gang. No, no, tu hai detto, io vado a mangiare la cipolla per fare questo video perché mi piace. C'è una persona giù. Così, non hai più amici. Nessuno ti vorrà più. Ma quando mai li ha avuti? Però è vero che si è offerto volontà prima, sì, quando dice sentito. Oh, tutti Frank. Farlo, no, ragazzi. Ha detto sono l'unico in grado. Mi licenzio. L'ha detto così. Sono l'unico in grado. Sono l'unico che può farlo. Io ho sentito. Piacere. Ciao. Cioè si è appiccicata la Big Bubble, no? Sì, ovunque. Sarebbe bello fare un video con la Big Bubble, contattaci. La cosa più bella è la sputacchiera. Ha veramente molto stile, la potremmo mettere in vendita all'asta anche questa. Tonno, fai un gran odore di cipolla. Ho capito che faccio odore di cipolla. La prossima volta però ci pensi prima di offrirti. Ma io basta, io. Ma scusa, cioè. Prossima volta. Picchio, vieni qua, ti picchio che t'appendo lì. Guarda. Allora, in pausa pranzo hai detto, Frank, tu no. Perché? Spiegaci io perché. Non rilascio più dichiarazioni. Perché ciao. Vuoi andare tu? Perché le vuoi sempre fare te ste cose? Ma lascia fare anche un po' agli altri. Ragazzi, ho appena scoperto che Frank. No, cosa stai dicendo? Te lo giuro, Frank porta i tappi. Ma non è vero. Non è. Ma no, te lo giuro. Mi sento non ci posso credere. Guarda. Ma che cazzo. Ma non è vero. Ma come può essere? Te lo giuro. Mi sento. Ma Frank. Scoperto. No, non è no, vero. Perché mi sentivo biascicare per le cinque. Non ci vuole sentire, non ci vuole neanche più ascoltare. Porta i tappi per le orecchie. No, non è vero. Non può essere vero. Cioè, Frank ha i tappi per le orecchie. Non senti sbiascicare. Durante la puntata. Ma sei l'ha detto all'audio. Devi star dietro all'audio. Scusa, senti tutto? Sì. Ma sta parlando con noi. Vabbè, ma lì perché gliel'hai detto in faccia, scusa. Allora, aspetta. Vai. Pronto, eh? Vai. Ti piace la tua barba? Mi piace la tua barba. Ah, non sento. Non sente tutto. Ah, non sente tutto. Veramente, spiegacela, perché io sono curioso e anche le persone a casa. Un po' perché vorrei abituarmi a vivere coi tappi. Ma come cosa vuol dire coi tappi? Ma con le persone basse, intendi? Ah, che ti risparmi le orecchie, le consumi meno. Però. E poi sentivo molto. Nicolas! Cosa stai facendo? Ma no, Nicolas, dove serve cosa dopo? Stai facendo? L'avete visto, Ma ci serve? Ma cosa stai facendo? Come l'altra volta che ha finito le menende. Aspetta, No, Dario, calmo, Dario! Queste cose di cui sono. Sono stanco. No, Dario, fermo! Chiudi sempre le Dario, no! Non mi interessa! Chiudila! Chiudi subito! No! Chiudi subito! I patti sporchi si lavano in famiglia! Chiudi subito! No, Dario! Aspetta, vado a guardare. No! È risolta? Tieni qui. Prendi il moccio, Frank. Aspetta. Ma si può vedere la scena del crimine? Prendi il moccio. Aspetta. C'è da sburar via della roba. Ma posso vedere? Scusi, posso vedere? Aspetta, prima puliamo. Sulla stampa, please. Fammi finire. Possiamo avvicinarci un attimo? Che cosa è successo? Prima puliamo! Fammi finire. A mangiare. Lascia pure. Fammi dare il colpo di grazia. Dammi il moccio. Bic, è tutto bene? Il moccio. A questo verde. Ok, abbiamo il moccio. Perché è solidificato quel moccio? Mi si è seccato il moccio. Fammelo vedere. No. Ma che è marcio. No, raga, la puzza del moccio. No. Mettilo via.
Nicolas, basta. Aiuto! Aiuto! Basta. Aiuto! Ragazzi, a grandi, basta. No, io volevo fare che tipo usciva uno col sacchettone. Ok. Dove sembra ci fosse Niccolo. Un po' macabro, Frank. Cioè, bella l'idea, ma un po' macabro. Signori, qua abbiamo un uomo coraggioso. Il grande Dario, il possente Dario. Cercherà di mangiare un intero pacchetto di Big Bubble. Bravo Dario, vediamo qua il pubblico in ecstasy. Nudo. Quante? Ne ha mangiata già una, signori, è diretto alla seconda, è la seconda mangiata. Two, mate. Oh sì, il pubblico, guarda il pubblico. Wow. Tre, continua a mangiare, come sta mangiando? No, stiamo parlando di Dario. Yeah. Frank che ha messo, Dario, stai male. Ma fa la manovra. Dario? Non so mica. No. Lo stiamo perdendo. Manovra. A quanto siamo? A tre. Basta? No, dai, Dario. No. Rega, si può morire. Non è vero. Proviamo una quarta. Quattro. E il pubblico si agita. Rega, si muore. Cantaci una canzone. Ma come si muore? Ma cosa stai dicendo? Guarda, ma il pubblico è in bisbiglio. Vogliamo una canzone. Oddio, la quarta. Vai, gli va giù. C'è la quarta, ce l'hai in mano. Cosa sta guardando? C'è uno dietro di me. Cosa succede? Non riesce più a comunicare. Ha perso il dono della parola. Però in tutti i video che facciamo deve stare lì a dire e se muore. E se muore. È pericoloso. Io non voglio spiegare a sua mamma che è morto. Ma glielo spiego io. Non è un problema. Okay. Lo faccio io. La mia madre guarda i video, quindi non c'ho problema. Bella però, bella. Mangiala, costruttiva. Mangiala. Quarta. Oddio, la guanta. La pressione sociale. La guanta ce l'ha, signori. Quinta. Ma basta, Frank, non metti muore. Che scivola. Ma scivola, cosa c'entra? L'ha mangiata. Ha mangiato la quarta. Quinta. Dario, resisti. Ma quindi sbaglia la mascella, che dire solo si può slogare la mascella. Beh, quanto è ipocondriaco Frank. Magari lì si smonta. Oddio, guarda che bubboni che c'ha in bocca. No, cosa? No, non dateglielo. Quinta. Vuole lo Scottex. Ci serve dello Scottex. Accompagnato da un'ambulanza. Non è solo carta dell'Eurospin. Però voglio vedere che polmone hai creato. Voglio vedere la massa, perché poi la gente a casa non ci crede. Dai, quinta, almeno prima quinta. Sputala lì sopra. In around ci può essere un po' di trash. La guardo solo da lontano, sputa tutto. No. Oh mio Dio! È una cacca di arale! È vero! No, che schifo! No! Cosa fai? Una cosa bolla! Ah, ok. Ma ci hai pensato dopo? Ce l'ha. Oh. Però tutto un po' deludenti per essere 5 Big Bubble. Ah! No. Ma quanto zucchero c'è nelle Big Bubble? Un botto, sono solo zucchero. Bella, finalmente. Era così, esatto. È un bambino! È una medusa! Che schifo! No! Ragazzi, non fatelo a casa, non perché è pericoloso, no, anche perché è pericoloso. Ma perché dei no, no, perché è come mangiare del dolcificante. Sono dolcissime le Big Bubble. Però apprezziamo il tuo coraggio, Dario, bravo. L'unico volontario. Io deluso, io speravo in 6-7. Però si potevano fare bolle molto più grandi. Io sono un dilettante delle bolle. Bravo Nick, sei stato il pubblico migliore. Grazie. Frank, invece tu sei stato il pessimista migliore. È morto? No, è ancora vivo. Ogni volta che facciamo qualcosa, Frank inizia a dire: no, non lo potete fare, si muore. Cioè, ma poi non lo dice con scherzo.
No, non mentre qualcuno fa qualcosa dentro Space Valley, ma anche quando facciamo altre cose, amici, tu senti il commento di Frank che solitamente è: no, rega, si muore. Cioè, ho guardato. Anche cos'hai da dire a tuo discolpo? Che ho guardato per tanto tempo failarmi tutti i giorni e io. Ma infilarmi mica muore la gente. Se avessi un figlio, gli metterei il casco, i paragomiti, i paraginocchia, i para. E soprattutto i tappi per le orecchie, dillo Frank. I tappi per le orecchie è importante. È il momento di chiudere il backstage, ringraziando ancora una volta Tonno. Che non mi sono offerto, non mi sono offerto. Si è offerto di mangiare queste cipolle e avrà per sempre l'alito schifoso da qui all'ultimo dei suoi giorni. Io vi invito a lasciare like, a condividere il video. Cosa guardi? Cosa sta guardando? No, no, no. Ah, scusa.